Buongiorno a tutti, nella Basilica di San Francesco d'Assisi sta iniziando la celebrazione della Santa Messa. Il sito internet della Basilica riprende in diretta la Santa Messa e la posta sulla sua pagina Facebook, come ha fatto alle 6.30 fino a qualche minuto fa con la celebrazione delle lodi che sono state riprese in diretta e postate sulla pagina Facebook. Noi riprendiamo la Santa Messa dal sito internet, dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica, la ritrasmettiamo in diretta ai nostri amici di Facebook, perché per noi la Santa Messa è la messa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istanti dopo istanti la vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus in Italia e nel mondo, soffrono malattie, infermità, fame, sete e povertà. Ed ancora, un pensiero particolare va a tutti coloro che vivono in zone dove ci sono venti di guerra, come è stato, come è ancora, in Libano, Beirut, dove oltre 4 mesi fa ci fu una tremenda esplosione che provocò oltre 500 morti, oltre 5.000 feriti, oltre 300.000 sfollati. Speriamo che i venti di guerra in Libano, a Beirut e in altre parti del mondo si trasformino in venti di pace. Buona giornata a tutti e buona partecipazione alla Santa Messa. Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Senza stancarci, continuiamo il nostro cammino verso l'incontro con il nostro Signore. Andiamo sempre avanti, passo dopo passo, sostenuti da Maria Immacolata, da San Francesco, e insieme, sempre insieme, e perché andiamo verso l'incontro con il nostro Signore che anche ci accompagna, ma che aspettiamo nel mistero di Natale. Oggi, affidando tutte le nostre intenzioni al Signore, ricordiamo anche in modo particolare del nostro fratello Mario Giusotto, che compie gli anni, ringraziando per il dono della sua vita, ringraziando per la sua presenza in mezzo a noi, e affidando anche il suo cammino personale, il suo cammino da frate francescano al Signore. Chiediamo, per rendere il nostro cammino più sicuro, all'inizio chiediamo il perdono dei nostri peccati, chiediamo la misericordia del nostro Signore. Signore difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci comandi di preparare la via a Cristo Signore, donaci nella tua benevolenza di non lasciarci abbattere dalle nostre debolezze, mentre attendiamo la consolante presenza del Medico Celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate, chi ha creato tali cose? Egli fa uscire il numero preciso e il loro esercito, e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici Giacobbe, e tu Israele ripeti, la mia via è nascosta al Signore, e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non l'hai udito. Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra.
Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedici il Signore, anima mia. Il suo popolo, beati coloro che sono preparati all'incontro. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Capita nella nostra vita che ci troviamo nelle condizioni del popolo di Israele, con la testa abbassata, stanchi, perdiamo la speranza, presi da vari impegni, a casa, lavoro, anzi ogni tanto mancanza del lavoro, adesso nei nostri tempi anche peggio, preoccupati, presi dai vari servizi nelle nostre comunità, varie responsabilità, siamo un po' nervosi, un po' incerti, corriamo e poi preoccupati perché c'è questo, quell'altro da fare. Cominciamo a girare un po' in un posto, cominciamo a non trovare anche il nostro posto giusto, cominciamo a lamentarsi alla fine, se aggiungiamo la condizione del peccato, cominciamo non solo a sentirci male veramente, e non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologicamente stanchi veramente. E cominciamo anche, perché questo è il meccanismo, cominciamo anche a parlare male prima di tutto degli altri, cercare delle persone colpevoli, perché non sono io ovviamente, ma gli altri,
alla fine anche spaventati un po', perché se parliamo anche dei nostri tempi in cui il nostro futuro è sempre incerto, non c'è la possibilità di vedere anche i nostri cari, non c'è la possibilità di vivere in modo giusto come prima, siamo sempre mascherati, dobbiamo sempre aspettare, ascoltare le notizie e non sappiamo cosa fare. Tutto quanto viene la stanchezza e cominciamo alla fine disperati a fare queste domande: ma Signore, ma tu ci sei? Ma se ci sei, ma dove sei? Veramente, non per cattiveria, ma proprio per la nostra stanchezza. E qui troviamo alla fine della nostra prima lettura che abbiamo sentito, troviamo la soluzione. Quanti sperano nel Signore riacquistano forza. Forse ci manca la speranza, forse alla fine perdiamo la fiducia, e invece no. Chi spera nel Signore corre senza affanarsi, cammina senza stancarsi. Dice il Salmo: solo in Dio riposa l'anima mia, in Lui è la mia speranza. E questa è la strada giusta, ricordare che Lui cammina sempre in mezzo a noi. E Lui stesso ce lo ricorda anche nel Vangelo di oggi: venite a me, venite tutti che siete stanchi, affaticati, io vi ristorerò. In me troverete ristoro, tutte le risposte, in me troverete anche la forza. Questa chiamata del Signore non è chiamata ad essere passivi, ma andare avanti con la speranza e con Lui, e in Lui cercare sempre la forza, non solo ristoro, non solo riposo, anche se Lui stesso ci pensa. Quando diceva ai discepoli, dopo la loro missione, andate a disparte a riposare un po', anche Lui si metteva un po' a disparte per pregare, per riposare. Ma camminare con forza, camminare con la speranza, vuol dire camminare con Lui. Proprio nei momenti in cui ci troviamo un po' disperati, stanchi, in Lui dobbiamo trovare la forza. E Lui cammina sempre con noi, non cercando di accusare gli altri, eccetera, ma di essere più ottimista, di essere così come nell'Avvento vogliamo vivere in modo particolare con gioia, perché abbiamo questa speranza di incontrare il nostro Signore. Ci prepariamo all'incontro con il Signore. E con questa fiducia, con questa forza, con gioia, dobbiamo andare avanti. Preghiamo oggi in modo particolare perché il Signore ci doni la forza, perché in Lui ritroviamo, riprendiamo le nostre forze, la speranza, la fiducia, perché anche noi mettiamo le ali come aquile e camminiamo senza stancarci. Camminiamo insieme, camminiamo verso il nostro incontro con Lui. Al Signore nostro Dio, che dà forza allo stanco e vigore allo spossato, con piena fiducia rivolgiamo la nostra supplica. Diciamo: Signore, fa che speriamo in te. Signore,
Per la Chiesa, cammina senza stancarsi sulla via che conduce al Regno. Preghiamo. Signore, fa che speriamo in Te. Per coloro che sono chiamati a guidare i popoli, operino in favore degli oppressi e degli emarginati. Preghiamo. Signore, fa che speriamo in Te. Per chi è senza lavoro, trovi presto l'opportunità di una propria realizzazione e del proprio sostentamento. Preghiamo. Signore, fa che speriamo in Te. Per le vocazioni sacerdotali e religiose, suscita nuovi giovani che donino la loro vita a Te e ai fratelli. Preghiamo. Signore, fa che speriamo in Te. Per ogni uomo e ogni donna, imparino a vincere il male e la violenza con la mitezza e l'umiltà. Preghiamo. Signore, fa che speriamo in Te. O Padre, giunga fino a Te la nostra preghiera e fa che in Gesù Cristo, Tuo Figlio, mite e umile di cuore, possiamo trovare ristoro. Egli è Dio e vive e regna con Te nei secoli dei secoli. Amen. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da Te istituito e con la sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a Te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore
la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta.